Tecnoservice a Cava dei Tirreni fornisce servizi di consulenza, vendita ed assistenza per caldaie a gas Plurimarche, impianti di climatizzazione, pompe di calore, sistemi ibridi ed impianti solare termico. Vieni a trovarci a Cava dei Tirreni, in via Benincasa 15. Due persone sono state arrestate a Casal Velino, provincia di Salerno, nell'ambito di un'operazione contro il caporalato e l'immigrazione clandestina svolta dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro congiuntamente al personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri. Nel corso di un controllo in una struttura ricettiva del Vallo di Diano, i militari hanno trovato al lavoro 30 persone, di cui 17 cittadini extracomunitari, provenienti dallo Sri Lanka, India e Moldavia, privi di valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di titolo equipollente, che all'esito degli accertamenti risultavano essere impiegati in condizioni di sfruttamento, costretti a dormire in locali ricavati da un edificio in costruzione sequestrato per abusi edilizi. All'interno della struttura i carabinieri hanno riscontrato gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Essendo emersi gravi indizi di irregolarità nei confronti dei titolari della struttura ricettiva, il pubblico ministero di turno presso la procura di Vallo della Lucania ha disposto l'arresto del legale rappresentante della società che gestisce la struttura e del socio, disponendo gli arresti domiciliari. Inoltre è stata denunciata in stato di libertà la consulente del lavoro della società. Sono state contestate sanzioni amministrative per un importo di circa 41.000 euro e ammende per violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per un importo di circa 33.000 euro, per un totale di 74.000 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti.